tutto il bello che c'è. Quando si dice che gli insegnamenti non vanno perduti, Don Marco conobbe Madre Teresa di Calcutta quando era seminarista. Ora gestisce la prima parrocchia a lei dedicata in Abruzzo, a Martinsicuro, una chiesa a magazzino. E come ci racconta Laura Gialli, a quanti lo rimproverano di non abbellirla, Don Marco risponde: i poveri sono la spesa numero uno e a loro non voglio togliere nulla. Don Marco Farina ha preso alla lettera l'insegnamento di Madre Teresa e lo applica quotidianamente, accogliendo i poveri nella sua chiesa, la prima al mondo dedicata alla suora albanese. Siamo a Martinsicuro, cittadina marittima abruzzese in provincia di Teramo. Per far sì che l'intitolazione avvenisse lo stesso giorno della beatificazione di Madre Teresa, si decise di allestire temporaneamente la chiesa in un locale commerciale. Un provvisorio che dura da 13 anni. Io sono stato rimproverato dai miei superiori più volte di non aver messo da parte in questi anni soldi per fare la chiesa, ma perché? Perché i poveri sono la spesa numero uno e non voglio sottrarre ai poveri soldi per fare delle mura. Preghiere e carità nella parrocchia di Madre Teresa vanno di pari passo. La consegna dei pacchi alimentari si alterna alle funzioni religiose. Don Marco aiuta tutti. Del resto lo aveva promessa la stessa madre che avrebbe dedicato la sua vita agli ultimi. Un incontro breve avvenuto nel 1984, quando era ancora seminarista. È sceso dalla macchina, quando lì ci ha stretto la mano a tutti e due, dicendo in inglese "Be holy", tradotto in italiano "siate santi". Allora, 5. Ora gli mettiamo quello che gli occorre durante la famiglia per una settimana e glielo mettiamo: un po' di riso, pasta, latte, e pomodori, e fagioli, tutti i vari dei legumi, quella che abbiamo in disposizione. Charlotte, Maria, Simone personalizzano i pacchi di ogni famiglia. Attualmente la parrocchia ne aiuta una settantina, 210 persone in tutto. L'anno scorso sono stati movimentati oltre 52 tonnellate di freschi. E fresco intendiamo frutta, intendiamo verdura e ortaggi. Oltre a non so quanto di scatolame, pasta, biscotti, zucchero, tutto quello che veramente, devo dire, la provvidenza ci mette a disposizione. Qui la povertà è quella della crisi economica che negli anni 2005-2006 è iniziata in Italia. La perdita del lavoro nelle varie famiglie italiane prima e delle famiglie extracomunitarie e degli extracomunitari già residenti in Italia ha provocato che basta che uno dei due coniugi perda il lavoro che la famiglia va automaticamente in stato di povertà. In 10 anni solo un paio di famiglie sono riuscite a tornare autosufficienti, a dimostrazione che la crisi è ancora a morte. E questo lo sa bene Francesco Tempestini, architetto che nel tempo libero aiuta Don Marco a tenere i conti. Una doppia contabilità, da una parte le entrate pubbliche, Caritas 5 per 1000, dall'altra quelle private, mercatini, raccolte fondi e naturalmente la provvidenza. La chiesa magazzino di Martinsicuro sembra la concretizzazione dell'idea di cristianesimo di Madre Teresa. Chiesa povera, chi è capace, forse proprio per essere povera, di richiamare quei fedeli che altrove latitano.